E Radio Radicale, siamo in collegamento con Paolo Attivissimo, giornalista, saggista, che ha un blog, diciamo, molto seguito dal titolo Il Disinformatico e che cura anche una bella trasmissione sulla radio della Svizzera italiana per parlare dell'acquisto di Twitter da parte del miliardario diciamo, uomo d'affari Elon Musk. Allora, questo acquisto probabilmente secondo molti rivoluzionerà il mondo dei social. Allora, io le volevo chiedere cosa pensa di questo acquisto clamoroso che segue mesi di polemica sulle trattative. Le sue valutazioni quali sono? Siamo sicuramente davanti a un terremoto, perlomeno emozionale, perché moltissimi utenti in queste ore stanno reagendo alla novità e stanno decidendo che cosa fare, se restare sulla piattaforma, se abbandonarla, se sceglierle un'altra. Ora non si sa esattamente quali siano i piani di Elon Musk per rivoluzionare Twitter. Da quello che ha detto fin qui, che va sempre interpretato con il filtro del trollaggio di cui Musk è ampio utente, sembra che voglia togliere molti dei freni che hanno cercato di trattenere i discorsi d'odio, i razzismi, le discriminazioni che attraverso questi social network spesso viaggiano violentemente. Se fosse così, ci troveremmo di fronte a un grandissimo problema di comunicazione, perché Twitter è uno dei punti di riferimento principali di informazione per tantissime persone, ma al tempo stesso ci sono delle norme nazionali e internazionali che limitano questo tipo di apertura totale. Vedremo esattamente che cosa succede. Ci sono alcuni indicatori che potrebbero far tendere la bilancia da una parte o dall'altra. Ci sono alcuni account Twitter che sono stati bloccati storicamente, come quello dell'ex presidente Donald Trump, e se dovessero ritornare sulle piattaforme sarebbero un segnale molto chiaro. Per il momento, però, credo che ci sia da attendere con molta cautela e prepararsi con piccole attenzioni. Per esempio, ricordandosi che i messaggi privati su Twitter non sono protetti dalla crittografia e quindi sono archiviabili e leggibili. Allora, dunque, quindi bisognerà ripensare la permanenza su Twitter secondo lei, oppure bisognerebbe dare una ripulita a questi messaggi? Ma sicuramente consiglio a tutti di dare una ripulita ai propri messaggi perché, soprattutto quelli ritenuti privati su Twitter, perché appunto non c'è nessuna protezione reale da questo punto di vista. Non c'era prima, non c'è neanche adesso. Ma direi che in generale su tutte le piattaforme di comunicazione è importante rendersi conto che le garanzie di riservatezza e di segretezza sono molto limitate e che le opinioni e le norme possono cambiare molto rapidamente. Quello che io temo sinceramente è che ci sia un eccesso di reazione, cioè di chiusure, di rifiuti, di proteste che in realtà poi fanno avverare quello che annunciavano. Se tutti si arrabbiano perché Twitter ha cambiato gestore, è ovvio che poi aumenterà la rabbia su Twitter. Per cui vedremo esattamente come va a finire. Senta, le è piaciuto il modo con cui Elon Musk si è presentato nella sede di Twitter con un lavandino in mano? Allora, Elon Musk è conosciuto per i suoi modi abbastanza bizzarri di fare le cose e qui ha giocato molto sul gioco di parole. Let this sink in vuol dire sia letteralmente cerca di capire questa cosa, cerca di approfondirla, ma è anche un gioco di parole perché portandosi un lavandino ha detto lascia che entri questo lavandino, sink in inglese, infatti vuol dire anche lavandino. Per cui era una grossa trollata del suo tipico stile. Vedremo però poi, prima o poi bisognerà affrontare alcuni problemi molto concreti nella gestione di un social network che francamente, guardando alcune dichiarazioni di Elon Musk, non so se si è reso conto molto bene della complessità della gestione di un sistema dove le persone
secondo lui dovrebbero essere libere di dire qualunque cosa. C'è un principio molto conosciuto che è quello che si dice la libertà è un valore importantissimo, ma non include il diritto di gridare al fuoco in un cinema gremito. E questo è un problema che Musk, forse dal suo punto di vista di appassionato di tecnologia, potrebbe aver sottovalutato. Ma ce ne accorgeremo presto. Senta, il modo con cui lui ha defenestrato subito, diciamo, parecchi manager di Twitter, allora significa che vorrà fare tutto, quasi tutto da solo, cosa che credo sia impossibile, oppure ha già pensato a un suo ricambio e pensa che questo rilancerà, questa nuova gestione rilancerà davvero Trump politicamente e riamplificherà i suoi messaggi? Ma credo che molti sostenitori di Trump contino molto su questa possibilità di rientro dell'ex presidente. Quello che fa Musk di solito in situazioni di questo genere non è tanto fare il micromanagement, cioè non si occupa dei dettagli delle cose, ma definisce un'architettura generale e poi delega ai tecnici il modo di trovare soluzione a quello che lui ha in mente. Il problema forse sta proprio in quello che lui ha in mente, ossia questa presunta libertà assoluta di dire qualunque cosa. E per il momento è presto per valutare, per vedere esattamente che cosa succederà. Sostituire così drasticamente alcune delle figure dirigenziali principali di Twitter è abbastanza comune all'interno di un cambiamento di gestione così importante come quello di un social network. Non lo interpreterei in maniera particolarmente allarmante, è procedura normale all'interno di molte organizzazioni defenestrare immediatamente alcuni dirigenti proprio perché sono in una posizione di potere anche tecnico di accesso ai sistemi che è necessario bloccare il più presto e più in fretta possibile. Sento un'ultima domanda, come cambieranno gli altri social network secondo lei? La nuova strategia di Elon Musk li indurrà a cambiare qualcosa oppure già siamo a un punto avanzato? Per esempio, ecco, Instagram, dove diciamo ci sono parecchie cose fuori controllo, cambierà ancora strategia? Cioè i social diventeranno peggio di quello che sono oggi? Se lo sapessi, se avessi la sfera di cristallo sarei io l'uomo più ricco del mondo, ma quello che si può fare è fare delle ipotesi. Sicuramente questo cambiamento di gestione di Twitter è una grandissima occasione per tutti gli altri social network per dire ma noi siamo differenti e quindi mi aspetto piccole operazioni di propaganda o di comunicazione da parte dei concorrenti. Teniamo presente che però social network come Instagram e sistemi di messaggistica come WhatsApp sono comunque in mano a un gestore che ha un potere sostanzialmente assoluto sulla piattaforma e quindi non è che si vada molto meglio. Però ci sono delle iniziative molto interessanti come per esempio Mastodon che vanno in una direzione molto positiva, cioè creare degli ambienti dove non c'è un controllo centrale e soprattutto sono gli utenti a poter gestire, come dire, delle isole di comunicazione che si adattano ai loro gusti, alle loro esigenze, che possono filtrare e moderare in modo più eco tutti i messaggi. E soprattutto quello che credo dovremmo vedere nei prossimi anni è la cosiddetta interoperabilità, ossia un utente di Twitter deve poter mandare messaggi a un utente di Instagram o a un utente di Mastodon o a un utente WhatsApp senza per forza dare tutti i propri dati a ciascuna di queste piattaforme. E poter comunicare trasparentemente da una piattaforma all'altra è forse l'obiettivo più democratico in assoluto. Va bene, vedremo se ci renderanno più democratici questi nuovi social, come stanno cambiando. Io naturalmente invito tutti a leggere un suo bellissimo manuale di autodifesa da alcuni social che lei è possibile scaricare anche dal suo blog. Ringrazio Paolo Attivissimo per averci un po' spiegato cosa pensa di questa svolta di Twitter. La ringrazio. Prego.